ragazze, bentornate sul mio canale. Questo è un video haul Sephora. Prima di iniziare a farvi vedere cosa c'è nella mia bustina, se non siete ancora iscritti al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Vi invito a condividere questo video sui vostri social e a venire a trovarmi su Instagram e sulla mia pagina Facebook. Tutti i link li trovate giù sotto nell'info box. Ma ora iniziamo subito a tirare fuori i prodotti da questo sacchettino magico. Allora, partiamo subito con una novità ed è la nuova palette di Natasha Denona, la Bronzer Palette. Potevo non farmela mancare, no, come si fa a non farsi mancare questa meraviglia di palette? È veramente eccezionale, ragazze, è stupenda. Veramente non rende in camera, non rende sul sito di Sephora, ma quando ce l'avete in mano rende, rende, rende. Quindi vi consiglio, se non volete comprarla alla cieca, trovare un posto dove la vendono e guardare i colori, altrimenti fidatevi che è stupenda. E quindi questo è il primo prodottino che tiriamo fuori dalla busta magica. Partiamo col secondo prodotto, si tratta sempre di una palette, indovinate un po', di Natasha Denona, è la Gold Palette. Allora, su questa palette sono sempre stata indecisa perché non mi ha mai convinto più di tanto, mentre le mie amiche mi dicevano è bella, è bella, è bella, io dicevo ma non mi convince. Ho guardato vari video di youtuber americane, italiane, dove la mostravano, ma in realtà non mi ha mai convinto più di tanto. Però poi ho deciso, ho detto ma proviamola, e va a fan bagno, e quindi ho acquistato la Gold Palette. Ho già utilizzato un colore perché prima di fare questo video ho aspettato che mi arrivasse tutto, ma in realtà, ragazze, mi mancano ancora tre prodotti che mi devono arrivare, però ho detto faccio il video. Questa è la Gold Palette. Ho utilizzato, si è staccata una cialda, perfetto. Guardate, ragazze, mai successo nella storia di Natasha Denona. Dicevo che questa palette l'ho già utilizzata, ho utilizzato un colore solo, l'ho messo con il dito, che è questo colore qui, l'ho messo con il dito perché ero curiosa di provare questo colore e devo dire che è un colore veramente molto 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 bello. Non pensavo, anche gli altri colori, guardate questo, è molto bello. Ha una base arancione con riflesso oro, è stupendo, io adoro questi colori, ma perché sono molto particolari, ecco, dà anche come un effetto bagnato, il bianco anche è molto bello, è un bianco con riflesso oro, praticamente questa palette riflette tutta di oro. Questi sono i due swatch, scusatemi, che ho fatto. E devo dire che anche il blu petrolio qui ha un riflesso oro, è stupendo. Poi andiamo avanti. Ho acquistato la palette di illuminanti di Pat McGrath. Ho acquistato questa palette, l'ho swatchata. Devo dire che sul sito di Sephora questo colore, come in camera, sembra molto più scuro, ma in realtà non è scurissimo come colore ed è veramente molto carino come illuminante. E anche è bello da applicare proprio sulla palpebra come ombretto, molto bello, dà un effetto proprio molto bagnato, è molto molto bello. E devo dire che i due illuminanti che mi piacciono di più sono questi due. Questo è a base bianca con riflesso oro e questo è un oro, mentre questo è un bianco a base rosa e devo dire la verità non mi fa impazzire. Però vabbè, è dentro nella palette, volevo provarlo, e ho detto proviamolo e ciao, ciao. Scusate, mi vado a pulire un attimo le mani prima di zozzare tutto. E andiamo avanti. Ho acquistato
perché io sapete che sono alla ricerca di fondotinta illuminanti più che matte, ho deciso di acquistare il NARS Sheer Glow Foundation, il NARS illuminante, e mi sa che adesso è un po' chiarino per il mio viso. Però faremo un video su questo fondotinta, perché comunque avendo messo la piscina, volendo o non volendo, un po' di sole lo prendi e quindi adesso per me, secondo me, è leggermente chiaro. Però è da provare. Sappiamo che poi i fondotinta un po' si ossidano quando li abbiamo sul viso, magari un po' li scaldiamo con la terra e quindi ok. Ho comprato il famoso correttore di Hourglass. Questo correttore dicono che pialla, che è stupendo. Allora ho deciso di prenderlo. L'ho preso nella colorazione più chiara, no, chiara, no, non è la più chiara, si chiama Cotton, perché a me piace illuminare la zona sotto, quindi io prendo sempre gli illuminanti chiari. Poi gli illuminanti anche per fare la color correction ce li ho, però in generalmente sono alla ricerca di correttori chiari che vanno a illuminare la zona perioculare. Poi andiamo avanti. Ho comprato, ta-tan, un altro pezzo forte, è la terra di NARS. NARS è uscita con un po' di prodotti, ma questa, ragazza, è quella che mi ha colpito maggiormente ed è appunto questa qui. L'ho già toccacciata, si vede? Sì, per vedere il colore. Secondo me non è molto scrivente, però bisogna vedere. Ha un odore buonissimo, ragazze. Non so neanche descrivervi il profumo. È un po' chiara come terra, però bisogna vedere quando andiamo a lavorarla sul viso cosa succede, perché molte polveri sulle mani, quando facciamo gli swatch, sembra che sono poco scriventi, ma poi quando le applichiamo sul viso, bam bam, bisogna stare attenti. Questa è la Paradise Found Bronze Powder ed è stupenda. Ve la consiglio, ragazze, è bellissima, ha un profumo eccezionale, il packaging è stupendo, è bellissima tutta. Poi sono andata ad acquistare un mini kit di Marc Jacob, labbra, ha dentro un rossetto, il gloss e la matita, ve lo faccio vedere. L'ho pagato 9,90 euro. Sono nelle mini taglie, sì, però vabbè, ragazze, ora che finiamo il rossetto ed è veramente molto molto carino. Adesso non c'è più con spedizione a domicilio, penso che ci sia solo in store. E vi devo dire che vi mostro il gloss. Guardate, è stupendo, sono i colori che piacciono a me e devo dire che mancano ancora dei prodotti che poi vi farò vedere, oppure vi dico adesso cosa ho preso in omaggio, siccome che questi erano due ordini separati. In omaggio mi hanno mandato nel primo ordine un correttore di NARS nella colorazione medium custard, questo colore qui, e grazie. E poi mi hanno omaggiato nel secondo ordine di tre maschere di Glam Glow, questa che è la Cool Sheet, è un idratante illuminante. Poi abbiamo questa sempre di Glam Glow, che è una Glow Face, una maschera rigenerante, booster idratante, sheet mask. Anche questa è illuminante, idratante. E poi mi è arrivato questo, sempre di Glam Glow, questo che è un Trysti Mood
idratante, trattamento maschera, idratante intensiva. Queste sono le tre maschere di Glam Glow. Poi va bene, sono arrivati anche i profumini, vabbè, però questa è un'altra storia. Mi deve arrivare, ta-tan, 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 mi deve arrivare una palette occhi di Marc Jacobs. Semmai vi lascio qui la foto. Mi deve arrivare la crema di Marc Jacobs da utilizzare, la crema gel, la tanto famosa crema di Marc Jacobs. Vi lascio qui la foto. E poi mi deve arrivare il fondotinta Face and Body di Dior. Vabbè, vi lascio sempre qui la foto. E mi deve arrivare perché li ho presi. Adesso io non so quando andrà in onda questo video. Li ho presi con la notte del 20% su tutto il make-up. E volevo provare una palette di Marc Jacobs. A dire la verità, ci sono due prodotti che voglio provare ancora di Marc Jacobs. Uno è un fondotinta, non è quello full coverage, ma l'altro. E poi l'illuminante tipo l'Hollywood, se lo conoscete. Oppure, vediamo se ce l'ho qui a portata. Questo qua che si mette sotto il fondotinta ed illumina l'incarnato, si può applicare da solo. Ecco, ce l'ha anche Marc Jacobs e volevo provarlo perché comunque di Marc Jacobs ho solo la matita occhi e mi piaceva provare anche il mascara, ne ho sentito parlare bene. Quindi saranno i miei prossimi acquisti, cioè da Sephora, il fondotinta, il fondotinta, l'illuminante da mettere sotto e il mascara, e poi faremo un video Marc Jacobs. Quindi ragazze, spero che questo video haul vi sia piaciuto. A me, ragazze, le palette di Natasha Denona sono sempre una garanzia. Cosa dire? Lasciatemi un bel like a questo video se vi è piaciuto, fatemi sapere giù sotto nei commenti se avete comprato qualcosa, cosa avete, se avete di qualcosa che ho preso io, come vi trovate, se vi piacciono, se le ricomprerete, fatemelo sapere. Vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!